Buonasera a tutti, benvenuti a questa live di lunedì e benvenuti a Facciamo due chiacchiere. Sempre ciao Fabio, sempre il primo Fabio, ciao a tutti, ciao a tutto lo staff, sì. Ma oggi normalmente con noi c'è sempre il nostro Marco con la sua cucina e prima io pure ho fatto irruzione. Sì, lo so, grande. Ciao Cristian, ciucciù a te, ciucciù a te. O cucù, è lo stesso, lo stesso. Ma prima di iniziare volevo ringraziare tutti quelli che ieri hanno partecipato alla live perché ci siamo divertiti da matti e ci siamo divertiti. Vi ricordo che con me abbiamo visto che in prima serata quella live ha piaciuto e abbiamo cambiato un po' il piano. Poi vi faccio sapere, resterà in prima serata solo non di domenica. Credo che si sposterà di giovedì e cambierà GTA a cazzo. Dobbiamo ancora vedere. Adesso apriamo subito il volume ai miei amici che sono già su. Se li vedete qui, sono già qui. Aspettate che io apro il volume, questi due. Pronto! Ciao, sono uno di questi due. Buonasera a tutti, buonasera Duncan, buonasera Nemo, buonasera chat, Anzi, buonasera a tutti. ve le faccio vedere tutti. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli amici della chat, buonasera Marco, Bonsoir. buonasera Ecco Duncan, questi buonasera disgraziati che Vincenzo, vengono, ma ecco. soprattutto un carissimo saluto a tutti coloro che in questo istante ci stanno guardando su Twitch. Esatto. A tutti questi disperati, Questi diciamolo. disgraziati. No, disperati, non disgraziati. Allora, Dancone, dimmi tutto. Possiamo Dammela. cominciare da te, no? Aspetta che ti E no, faccio dobbiamo cominciare da me. il primo piano. The Aspetta first che plane. viene il primo piano tuo. Un bellissimo primo piano, Duncan, bisogna dirlo. Ecco il nostro Marco Allora, Fabio. ragazzuoli, questa sera faremo una ricetta veloce perché sono stanco morto. Faremo una pasta fredda, ovvero delle farfalle, le faremo cuocere nell'acqua. L'acqua, però, c'è uno spicchio d'aglio e metteremo della curcuma in modo che la pasta diventerà di un colore giallo-arancione e avrà un sapore leggero di curcuma. Dopo andremo a girarla per farla diventare fredda, con delle pomodorini, delle carotine che andremo a saltare in padella leggermente, mozzarella tagliata, olive, taggiasche e delle acciughine per avere una pasta fresca con del basilico. Molto molto saporita, molto buona. Adesso che fa caldo, che non si può fare l'arrosto per 3-4 ore in forno, faremo questa ricettina veloce. Duncan, sigla! E perché partiamo subito con Non ce l'hai pronta, t'ho fregato, eh? No, perché No, no, sto di solito non scherzando. portiamo con la sigla, No, ma mettiamo un infatti, po'. allora, ho solo una telecamera questa sera, me l'hanno rubata gli zingari. No, sto scherzando. Allora, qua abbiamo l'acqua che andremo a far bollire. Ci andiamo ad aggiungere subito la curcuma. Ma oggi non lo usi il forno, usi solo una camma allora. Sì, non ce la faccio, Danco, stanco morto. Ma chi è quello? Un curry? Cos'è curry? No, non è Te curry. l'ha appena detto, Dank, nel curcuma. Curcuma. Ma chi è sto curcuma? Non lo È una conosco. spezia. Aspetta, se leggo. Allora. Ma c'è Christian, per caso? Sì. Christian, ciao! Allora, Christian, ti do un piccolo compito. Fammi una ricerca sulla curcuma, per favore. Curcuma. E ti ha detto anche ciao E Marco Pan. infatti, gli ho detto ciao, gli ho detto, Duncan, perché non segui i discorsi che facciamo tutte le volte? Comunque, allora, Propriamente non l'acqua ti ha ha detto detto ciao Marco, ti ha detto ciao Ted Carter. ciao Marco Vana. No, ciao Ted Carter ha detto. E vabbè,
è andato a nuoto. Grande Cristian. Allora, iniziamo a mettere l'acqua. Attento, State zitto. adesso per questo non trovano più pesci nel mare. Che cazzo c'entra? L'acqua a bollire, tanto poi dopo la pasta va raffreddata, ma non andiamo a raffreddarla con l'acqua del lavandino perché adesso andiamo a togliere tutta la curcuma e il sale. Duncan, fai partire la sigla intanto, dai. È pronta? Veramente. Eh sì, tanto oggi la ricetta è molto easy. Ok, ma questa è la sigla del nostro Marco Vanna, via! Olè! Eccoci ritornati dopo quella bellissima, Una bellissima bellissima sigla. sigla. Intanto andiamo a leggere qualcosina in chat, Duncan. C'è Lorenzo KJ, buonasera ragazzuoli. Buonasera. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. E Fabio ti dice: ho un amico che mette il curcuma La curcuma ovunque. ovunque. Beh, siamo sicuri che è curcuma e non qualcos'altro? Comunque, andiamo avanti. In Che programma usi attesa per di Cristo. fare le sigle? Ragazzi, qua non si può entrare nel dettaglio, diglielo Duncan. Sono cose che non è lecito sapere Non a posso voi. dirlo live, no? Esatto. È un programma maltese. È un programma maltese. Poi Allora, ti giusto spiego un per. po', ti mando poi dei link a queste cose qui. Ecco, ti ha Cristian? scritto qualcosa il nostro. Sì, te lo faccio vedere grande, così lo vedi grande. Qui, vedi, te l'ho fatto vedere grande. Tu la chat la puoi vedere da La guardo Steam. di fianco. No, c'ho di fianco, Duncan. Allora, la curcuma è una pianta di origine asiatica, appartenente alla famiglia delle Zingiberacee, stessa famiglia dello zenzero. La specie di maggior interesse è la curcuma longa, coltivata nella maggior parte delle regioni tropicali, in particolare in India. Per poter crescere, la pianta ha infatti bisogno di una temperatura compresa tra i 20 e i 30 gradi e una discreta quantità di precipitazioni. Porca miseria, devo bere, ce la faccio. No, vai avanti, te, sta scrivendo il poema, Chris. E Fabio dice che viene dalla stessa famiglia dello zenzero. L'ha detto anche Christian. Comunque, va bene. Grande Christian, leggete tutto quello che scrive Christian, che poi ci aggiornerà anche sui risultati dalle 21 in poi, come sempre. Allora, l'acqua è accesa. Quando bolle, mica stasera non ce la faccio. Quando bolle metteremo dentro un po' di sale. Allora, mentre io faccio le preparazioni, Duncan, pelo le carote, le taglio e tutto. Vuoi passare la linea Nemo intanto? Eh sì, eh sì. Dai, Nemu, sei intanto. pronto tu? Sono prontissimo, ragazzi. Io Buonasera a me tutti. muto, io me muto. Ma andiamo subito da Nemu, lo facciamo in grandì. Eccolo qua, il nostro Nemu. E vi faccio vedere subito. Anzi, prima partiamo con la sigla di Nemu. E andiamo via. Eccoci ritornati, Nemu. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Dunque, Duncan, allora, tu sai che io in questo preciso istante non posso vedere la diretta su Twitch, quindi mi devi dire tu quando ci sarà in primo piano la copertina del libro che ti ho mandato, quello che Sì, presenterò oggi. la faccio adesso subito, aspetta.
Share screen, share screen. Ecco. Share window questa. E cacchio. Ecco, la stanno Ecco, vedendo, la stanno. benissimo. Questo è il libro che presenterò oggi. Vi dico che è interessantissimo, così come tutti gli altri libri che ho presentato nel passato, anche questo merita di essere acquistato. Potete trovarlo tranquillamente in libreria, ordinarlo anche su internet, ed è una di quelle letture che possono aiutarci tantissimo a capire il funzionamento della mente umana e del nesso, quindi del collegamento che c'è spesso tra atteggiamenti e pensiero. I segreti del linguaggio del corpo è un saggio scritto da Marco Pacori, psicologo e ipnoterapeuta, fondatore del Centro Studi e Ricerche sulla comunicazione non verbale, edito in Italia Credevo, da. scusa, scusa, scusa. Prego, prego. Stavo per dirti, credevo che stavi per dire Marco Turica, ma no. No, edito in Italia da Pickwick. Il volume, suddiviso in sei capitoli, descrive il funzionamento della comunicazione paraverbale e non verbale, fornendo spiegazioni e precisazioni sulle varie modalità che regolano questo complesso sistema comunicativo. Interpretare in maniera efficace i segnali inviati dal corpo umano durante le interazioni con gli interlocutori consente di comprendere le reali intenzioni e la veridicità delle dichiarazioni formulate dalle persone con cui entriamo quotidianamente in contatto. Postura, gestualità, sguardo, distanziamento, mimica facciale, frequenze sonore sono incontrovertibili indicatori che trasmettono, spesso involontariamente, inconfondibili messaggi di origine inconscia. Apprendere il significato di tali segni inconsapevoli consente di interpretare efficacemente gli atteggiamenti altrui, adeguando l'approccio individuale in relazione al contesto e alle differenti circostanze a quest'ultimo correlate. Così come ogni lunedì, adesso vi leggerò alcune pagine di questo libro. Comprendere il significato dei comportamenti non verbali dell'altro ci procura un grosso vantaggio nelle interazioni. Dal momento che chi produce un atto non verbale non solo non si accorge di averlo fatto, ma nemmeno ha coscienza che questo riveli qualcosa, possiamo conoscere pensieri, emozioni e sensazioni dell'interlocutore prima ancora di lui. Questo ci consente di pilotare la conversazione e il nostro intero comportamento in modo da identificare, scegliere e ampliare gli argomenti o le azioni che procurano piacere e cambiare soggetto, ritrarre, tornare sui nostri passi se abbiamo detto o fatto qualcosa verso cui l'altro letteralmente storce il naso. Interrompo la lettura perché dobbiamo lasciare lo spazio a Duncan. Duncan, sei fantastico. Duncan ha mutato, ha silenziato il microfono. Va bene, posso continuare. Grazie, Duncan. In un certo senso, i segnali del corpo sono come i segnali stradali. Così come un disco rosso attraversato da una sbarra indica il senso vietato, allo stesso modo un atto di rifiuto, come lo sfregarsi il naso, suggerisce che è meglio glissare. Ancora, come la freccia bianca in un quadrato azzurro ci dice di procedere per quella via, allo stesso modo un comportamento come il portare avanti il busto da seduti significa che l'argomento interessa all'interlocutore e che quindi conviene continuare a parlarne. Quando osserviamo il comportamento non verbale del nostro interlocutore, dobbiamo prestare altrettanta attenzione a quello che facciamo noi. Può capitare, per esempio, che l'altro non reagisca a quanto abbiamo detto, ma al tono di voce che abbiamo usato o al fatto che nel dirglielo gli abbiamo messo una mano sulla spalla. Questo
Abbiamo visto che l'impulso soffocato che dà luogo agli atti non verbali parte dall'amigdala. Le reazioni più primitive di quest'area del cervello provocano una reazione di fuga o di attacco, ma, come vedremo, questa struttura regola anche l'attivazione del cosiddetto circuito della ricompensa e, in particolare, del nucleo accumbens, responsabile delle sensazioni di piacere e dell'orientamento verso ciò che è in grado di procurare una ricompensa o piacere. Partendo da queste premesse, possiamo suddividere gli atti non verbali in segnali d'ansia o paura, segnali di fastidio, stizza, perplessità e rifiuto, segnali di piacere, attenzione e interesse. Adesso vi leggerò un'altra pagina, sempre presa dallo stesso libro. Ma posso libro. Chiederti qualcosa io? Certo che puoi chiedermi anche. Questo significa che a volte noi facciamo dei gesti e questi gesti si possono trasformare in parole, no? E quello è il fondo del libro. Allora, sì, diciamo che... Esempio, c'è uno che, esempio, ti fa così con l'occhio, già è un gesto del corpo che può significare qualcos'altro. Non so esatto, come... esatto. E possiamo andare anche molto più in profondità, no? Perché noi sappiamo benissimo che spesso le persone non hanno intenzioni sincere nei nostri confronti. Sì. Spesso dicono delle parole che non corrispondono assolutamente a quello che realmente loro vorrebbero dire. E magari hanno un atteggiamento amichevole quando in realtà non ci sopportano proprio. Sì. Attraverso i segnali che il corpo emette indipendentemente dalla nostra volontà, noi interlocutori possiamo capire se effettivamente la persona che abbiamo di fronte sta dicendo la verità oppure sta mentendo. Adesso leggo un'altra pagina del libro. L'ambiente culturale influenza tutti gli ambiti della nostra vita e coinvolge sia aspetti interiori sia esteriori. Inoltre la cultura non è statica ma è dinamica, evolve con le generazioni. Non c'è motivo quindi di non pensare che possa avere un peso anche nell'espressione e nell'esecuzione dei segnali non verbali. Ogni popolo ha un differente repertorio di gesti. David Efron è stato il primo studioso a prendere in esame questo aspetto. Esaminando i gesti di siciliani ed ebrei lituani emigrati in America, ha rilevato che i due popoli, oltre a parlare in modo diverso, possedevano un bagaglio gestuale molto differente. Queste prime indagini sono state poi approfondite da Paul Ekman e Wallace Friesen, Desmond Morris e altri ricercatori. Specie in quelli che sono definiti emblemi, cioè gesti appresi in un determinato gruppo etnico e il cui valore e significato conta solo in quel contesto, le diversità tra i popoli sono notevoli. Per esempio, il gesto pressoché universale dell'ok a Malta serve a indicare chi ha tendenze omosessuali. Vidino, ho capito. Per esempio, il gesto universale dell'ok a Malta serve a indicare chi ha tendenze omosessuali. Veramente, questo non lo sapevo. Eh sì, è scritto qua, è riportato sul libro. Se tu fai così, con l'occhietto... E per oggi ho finito. Saluto tutti, vi ringrazio. Ma aspetta, prima di chiudere, questa cosa qui è veramente interessante, io non la conosco. Ma se tu fai... L'occhietto, così l'occhietto, hai detto? No, il simbolo dell'ok, Duncan. È così? Ah, sì, esatto. Questo è vero, questo significa che sei... Ok, sì. Ma volevo chiederti anche un'altra cosa, Nemo. Esempio, io so che ci sono, ad esempio, dei poliziotti nell'FBI che hanno un sistema dove... Veramente sanno leggere il movimento delle persone e sanno se stanno mentendo o no, tipo come la macchina della verità. Sì, ma è vero, ci sono studi che sono stati condotti da tantissime persone nel corso degli anni, proprio dedicati a questi argomenti, cioè quelli della mimica facciale, degli atteggiamenti, della comunicazione non verbale.
Come ti ho detto in precedenza, è così. Spesso le parole non sono direttamente compatibili con la gestualità, con le nostre espressioni. Può capitare che chi dice una cosa in realtà ne intende un'altra, e proprio attraverso i segreti del linguaggio del corpo noi possiamo stabilire se la persona con cui stiamo parlando vuole effettivamente dichiarare il vero oppure sta tentando di mentire o vuole ottenere dei risultati mediante delle finalità che non sono quelle ufficialmente dichiarate. Questo libro è molto molto interessante. È bello anche che c'è Malta, anche se ok, c'è quella cosa che hai detto tu. Duncan, non c'è niente di ironico in questo, eh. Si tratta Sì, di ma un vero e veramente proprio quello che hai segnale. detto tu è vero, eh. Adesso Sì, perché infatti ripensando. è stato spiegato benissimo all'interno del libro, nella pagina dedicata Ciao a Alex. sistemi di comunicazione non verbali e contesto culturale nel quale una persona nasce e cresce. Ok. Ma ti ringrazio sempre di questo bellissimo, bellissimo libro che ci hai portato oggi. Grazie a voi. E noi andiamo con la tua sigla e poi ritorniamo dal nostro grande Marco Vanna. Andiamo con la sigla. Qua con uno. Che ho dimenticato aperto il volume, scusate, scusate. E poi ricominciare un po'. Allora, Scusate. visto che Vinci lo chiedeva, qual è la ricetta di stasera? Una pasta fredda, le farfalle le faremo bollire nell'acqua dove sta andando adesso sale, un piccolo spicchio d'aglio e la curcuma, che darà un bel colore arancione alla pasta. Poi, intanto ho preparato delle carote a cubetti. Qui abbiamo la mozzarella, pomodori di vario colore, basilico, acciughe del Cantabrico e olive taggiasche. Mozzarella a Le mozzarella, sì. Mozzarella a fior di latte, non fior di di latte. bufala, eh. Le carote andremo a saltare leggermente in padella. Allora, intanto butto la pasta, perché sta bollendo, eh? 14 minuti. Aspetta, Alexa, metti un timer di 12 minuti, grazie. Vaffanculo. 12 minuti a partire da ora. Vabbè, facciamo tutto. Io ho sentito che gli diceva affanculo, vado da lì. Sì. No, non ha risposto male, Alexa. Non ha risposto No, male. no, no, non mi risponde, È ormai mi educata, è conosce. educata. Ha detto 12 minuti. 12 Marco, minuti. te lo ricordi quella macchina parlante a grandi magazzini quando quello sbatte Io ho e diceva ma sentito, allora? Qual è che era? Vincenzo, io ho sentito quanto lui ha detto.
Alexia, timer 12 minuti. Alexia ha detto 12 minuti, lo stesso tempo che fai per farti un orgasmo. Duncan, riallacciandoci al discorso di prima, are you ok? I am fine. No? Saluto le persone della chat, Alex, La Scienza, Fabio, Enzo e tutto il resto. Beh, noi possiamo partire con la tua rubrica, Vincenzo. No, come vuoi, va bene, Non ci sono sì, vai. problemi, c'è tutto Vai, pronto. vai, vai. Vai. Intanto io faccio andare un pochino le carote, ma fate andare poco poco, ragazzi, eh. Se no dopo siamo all'ospedale qua. Aspettate che mi preparo delle cose, ok, così. No, ma tanto. Andiamo a partire la sigla di Vincenzo e poi ritorniamo con la rubrica, con il Comodoro. Sigla Vincenzo, eccola che Ma mi fai. muti tu? Rieccoci con Vincenzo al primo piano, dove oggi ci ha portato un altro gioco del Comodoro. Ciao Non vi Enzo. spaventate. Ciao Ciao Enzo. Duncan, ciao Marco, Harry e Nemo di nuovo. Allora, prima di tutto faccio il mio consueto, la mia consueta dedica alla principessa. Ciao principessa, tanti bacioni Che la e salutiamo anche anche noi. salutiamola tutti. Ovviamente tanti baci per lei e come sempre. E andiamo ad affrontare, diciamo, il seguito di un gioco che già avevamo affrontato prima, che è, diciamo, il continuo. Stiamo parlando di Super Pipeline 2, in italiano sulle cassette da edicola tubature, o ha anche altri, diciamo, nomi, quindi cioè, ce ne sono di vari tipi. Ovviamente mi ha fatto questo gioco Super Pipeline 2, sempre la task set, la stessa che ha fatto il primo capitolo, e lo sviluppatore è Andy Walker, e le musiche sono di Paul Hodgson, e come si chiama, le piattaforme per cui sono state fatte sono Commodore 64, ZX Spectrum e Amstrad CPC, diciamo le classiche. È sempre un gioco arcade in cui si devono salire, diciamo di tipo Mario che ha schermata fissa, però vabbè, dove bisogna salire o andare sulle tubature. E possiamo dire che si può giocare sia a giocatore singolo oppure a due giocatori, però a turno, cioè fa prima il giocatore 1, quando muore il giocatore 1 va il giocatore 2, non si può giocare in contemporanea, a differenza del primo. Beh, come si chiama? La differenza tra il primo e il secondo Super Pipeline? Beh, allora, prima di tutto che nel secondo c'è un serbatoio d'acqua con un rubinetto che comunque non può essere sprecato per un semplice motivo, perché diciamo sarebbe il tempo di gioco, perché se arriva a finire questo serbatoio d'acqua noi dobbiamo ricominciare da capo il livello e perdiamo una vita. Quindi già c'è un tempo limite a differenza del primo, rappresentato da questo serbatoio, un altro a sinistra con un rubinetto. Poi diciamo che raddoppiano varie cose, raddoppiano i nemici che possono essere di vario tipo, che sono esseri di qualsiasi tipo, ne so, vermi, martelletti, roba del genere. E poi ci sono anche nemici che bucano le tubature, quali trapani, scalpelli. Trapani manuali, qualsiasi cosa che possa rompere le tubature. E però il nostro aiuto ci sono non uno ma ben due idraulici stavolta.
che ci aiuteranno durante tutto il percorso a mantenere le tubature aggiustate e a far sì che l'acqua defluisca nei serbatoi. Ah, poi come si chiama? I serbatoi, si parte da un serbatoio e poi man mano diventano 2, 3, 4 che bisogna sempre riempire nel minor tempo possibile, perché sennò perdiamo una vita. E niente, più di questo possiamo dire. Ah, un'altra novità, a differenza del primo, è che nel primo ogni due livelli c'era una cutscene, cioè uno scenario con il personaggio che con l'idraulico andava in una direzione e poi arrivava lo scorpione che gli incorriva, era sempre questa. E invece qui ci sono, mi sembra, un 12-13 cutscenes diverse che si vedono sotto, diciamo, la schermata, ognuna delle quali fatta in modo diverso e, diciamo, molto sfiziosa. Diciamo, sì, stavolta ci sono dati molto più da fare, anche la grafica è nettamente migliorata rispetto al primo. Ok, adesso faccio un momento la condivisione dello schermo, solo un momento. Allora, share, aspetta, dov'è? Eccolo qui. Si vede? Aspetta, ok, aspetta che non si vede. Okay. Si vede. Ovviamente faccio partire. Aspetta, aspetta, ho dimenticato. Però di... ho notato, poi lo aggiustiamo la prossima volta, che non viene l'audio, dobbiamo vedere come far vedere e sentire pure l'audio. Però... ecco qui, lo so, però comunque abbiamo, diciamo, io ho mandato un altro messaggio giusto perché, diciamo, manderò un messaggio ogni, così, ogni gioco che faccio, dai, una dedica. Non riesco a vedere i messaggi, quelli della chat, quindi se c'è qualcuno che può chiedere, ben venga, perché io purtroppo non riesco a vedere, non è che non rispondo per qualcosa, no, è perché non vedo i messaggi. Se volete chiedere qualcosa a Vincenzo, vabbè, comunque una cosa un po' così. Allora, adesso carichiamo il gioco, che ha anche una, come si chiama, una canzone dell'intro molto divertente, ma proprio è lo stile proprio di questa casa editrice, Tasknet. Ed eccoci qui, Super Pipeline 2. E questo sarebbero, diciamo, uno dei livelli. C'è poco da dire, ci sono dei nemici tipo una mano con uno sturalavandino e un attrezzo delle cassette. Tipo, faccio partire... è tipo Super Mario, no? Diciamo. Il cugino, sì. Senza barba. Quindi adesso ci sono due idraulici che possono dare una mano. Ogni tanto, vedi, arrivano questi trapani... che se li lasciamo andare ti bucano i tubi. Però se vedi in alto a sinistra c'è quel rubinetto dove c'è l'acqua. Se finisce l'acqua ci sarà un rumore bello pesante che ti avviserà che sta per finire. Eccolo là, mi stava per fregare. Eccoci. E ogni volta dimmi. No, volevo dire che c'è Andrea, ecco, Pippo. Il primo livello terminato. Ma sto vedendo un film. Salutiamo tutti Andrea Pippo. Ciao Andrea, buona visione. Mi raccomando, divertiti. Allora, è finito il primo livello. Come hai visto, c'è stata una cutscene dove c'era l'idraulico che inseguiva uno sulla macchina, gli rompeva la macchina e se ne scappava. Sì. Vedi, adesso ci sono... diciamo il martello pneumatico e il, come si chiama, è il trapano che bucano le tubature. Ma questo gioco è uscito solo per il Commodore o anche su altre piattaforme? No, Spectrum, ZX e Amstrad CPC, ed è uscito l'anno dopo di Super Pipeline 1, nell'85. No, ecco, credo che come versione quella del Commodore è sempre quella migliore, no? Allora, io non ho visto le altre due conversioni, quindi non potrei dire. Quella delle single, come che ci sono tanti colori, credo che ci saranno un po'... Devo essere abbastanza rapido, perché se l'acqua non arriva rischio di perdere l'energia, cioè di la vita.
quindi devo essere, diciamo, un po' più solerte e celere in questa, in questo momento, anche perché c'ho due, ecco, c'ho due aiutanti con te, c'ho due aiutanti, sì, ma c'ho due bidoni dell'acqua da riempire, e guarda in alto a sinistra sta, ma che fanno, sta quasi per che fanno gli aiutanti per aiutarti? Li mandi, tu, li mandi tu o vanno in automatico? No, no, li devo mandare sempre io, però possono essere anche un buon punto di difesa. Ah, io per esempio posso anche mettermi qui e sparare a chi di dovere. Vedi che l'acqua sta quasi per finire sopra, vedi, stai cominciando a fare questo rumore, e mi sa che forse questo livello non riesco a finire al momento. Ecco, 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 ecco. Boom. Sta andando dentro i tank, come si dice, dentro i bidoni. Eh sì, è dentro, dentro, come si chiama, i serbatoi. I serbatoi di riserva. No, diciamo i serbatoi che devo riempire. Ecco, purtroppo mi sono ingarbugliato già il primo, e comunque è abbastanza, il secondo, scusa, che è abbastanza semplice, va. E no, cavolo. Vieni, vieni, amico, vieni, vieni. Dai, forza. Però ha una bella grafica. La seconda, questa sì. Ecco qui. Oh, ce l'abbiamo fatta giusto, giusto. Grande. Altra cutscenes. Ma che mi fa... quella ragazza che passa e l'altro che correva dietro, che è? Certo, mi fa pensare a qualcuno, mi fa pensare. Vedi, diciamoci anche questo, diciamo, di divertente, questo fatto che l'idraulico se ne va. Vedi, adesso ci sta la chiave inglese che svita e poi un altro il martello pneumatico. Ogni tanto, vedi, cambiano un po' i nemici. La conformazione. Alcuni... Fabio dice: il gioco è delizioso come il primo, ma non ci ho mai saputo giocare. Provalo, perché ti tiene bello che impegnato, è questo. A proposito, se dovessero, se ci sono quegli annesi che bucano la tubatura, fanno il buco da sopra e ti vengono addosso, questi annesi, tu perdi la vita, perché ti scaventano verso il basso. Ah, tu poi puoi anche metterti qui nel caso che arrivi qualche nemico per ammazzarlo prima che ti causi problemi. Poi ovviamente ci sono alcuni quadri dove è più facile, ecco, avanzare, anche se quello di prima era semplice, solo che secondo me ho sbagliato io l'impostazione. Vai. La musichetta è, diciamo, abbastanza gradevole. Spero che un giorno Alex si possa portare questi giochi da edicola. Questo qui, come ho detto, si chiama tubature. Ecco qua te. Questo è quello che mi piaceva di più da quando ero piccolo. Adesso ritroviamo una nostra vecchia conoscenza, lo scorpione, che puoi ammazzare solo sparandolo da dietro. Quindi quando sei stata, allora, ora c'è il trapano e c'è la fiamma ossidrica. Sapevo che era una specie di pentola calda con l'uovo all'occhio di bue. Non si può sentire, devo ancora aggiustare delle cose, ragazzi. Come cosa? Stiamo, com'è che stiamo usando StreamYard, non usiamo più Discord? Devo ancora vedere come si fa a sentire l'audio. Purtroppo dobbiamo sacrificare un idraulico, perché eccolo. Come l'hai ammazzato? No. No, ecco, adesso mi ha ammazzato a me, mi hanno ammazzato. Mi ha ammazzato il trapano. E non è un doppio senso, ovviamente. Ecco, già per esempio qua le cose si incominciano a complicare un bel po', ecco. Comunque se c'è qualche domanda, qualcosa, oppure stanno esprimendo qualcosa, lo vuoi dire, perché purtroppo non riesco a venire. Fabio dice: allora, io non capivo da piccolo qual era il personaggio che dovevi muovere.
È quello bianco, quello con la pistola che spara. Diciamo qua ti dà un po' più la libertà di muoverti, ecco, a differenza del primo, che ci sono i nemici stipati in un angolo dello schermo. Invece qua, cioè, tu devi, diciamo, puoi rimanere fisso, ma in alcuni livelli devi per forza muoverti, altrimenti rischi di soccombere tu e i tuoi aiutanti. Poi, come vedete, è arrivato anche il terzo bidone nell'acqua. Maledetti Trapani. Niente doppi sensi. I Trapani ti bucano i tubi, no? Eh sì, i Trapani, eppure dovrebbe essere una specie di fiamma ossidrica, oppure roba uscita dalla lava, quella cosa lì che mo ho sparato. Non so che sia, io da piccolo pensavo che fosse una pentola calda con dentro un uovo all'occhio di bue incandescente. Diciamo che la fantasia di noi ragazzi era abbastanza sviluppata, ci dovevamo arrangiare, ecco. Ovviamente a 8 bit, cioè, è già tanto avere dei personaggi che hanno una definizione, da, cioè. Eh sì. Ah, poi un'altra cosa mia personale, ecco, sto stronco, mi ha stroncato due tubature, ma ce la faccio. Quando fanno così, io dicevo sempre, è cinesina, eccolo. Gli ha dato una martellata e l'ha messo, quel gioco. Ah, qui arriva un altro livello difficile, perché adesso arrivano i chiodi che non puoi sparare né davanti né da dietro. Eccoli là. E come li fermi allora questi chiodi? Devi solo evitare e devi avere minimo un idraulico che ti protegge, altrimenti sei fregato. Ah, chiodi. I chiodi che volano quelli. ma vedi, cioè, questa è la particolarità del secondo, diciamo, capitolo, che è più dinamico, ha una grafica migliore, però ha una difficoltà disparata, e ovviamente i nemici alcuni si ripetono, altri non tanto. Ecco. Questo gioco qua, eccolo. Ma i tuoi aiutanti, se vengono colpiti, non muoiono? No, cadono giù e poi dopo ritornano, vedi? Okay. Tipo molto... sono degli impiegati con te quelli, no? Eh sì, ecco, ma peccato, ragazzi. Solo il principale muore allora. Eh sì, infatti c'è rimasto solo l'ultima vita. Io cercherò di andare un po' più avanti per farvi vedere anche le cutscenes, che sono abbastanza simpatiche. Però comunque è molto frenetico rispetto al primo. Sì, c'è un tempo limite, i nemici sono di svariato tipo, gli aiutanti sono due, però non sono mai fissi, sono devi essere molto mobile, ecco. Per esempio mi hanno bucato la tubatura e devo essere molto rapido pure ad aggiustarla. Vedi, anche se vado indietro gli sparo ai chiodi, non fanno niente. Sono invulnerabili. Mentre invece lo scorpione, se lo spari dietro, che ha la coda, mannaccia. Oh. Ecco, ho dovuto sacrificare un impiegato. Ma più gli impiegati sempre due rimangono? Sì, sempre due. Quando arrivano vicino a te, ti seguono. Oh. Sti chiodi sono inquietanti e ti fanno venire la paura. L'hanno fatto veramente una genialata, diciamo così, sto gioco. Per essere per il Commodore, guarda. È comunque un gioco che io mi ci mettevo abbastanza spesso e mi piaceva. L'ho trovato, eccolo lì. Ecco, stavolta non è caso, hanno trovato lo scorpione.
come vedi cambiano sia le disposizioni delle tubature, ma anche il fatto che, ecco, adesso c'è la fiamma ossidrica. Ma questo l'hai giocato da piccolo? Sì, insieme al primo l'ho giocato anche questo. Questo qui mi fu dato da dei cugini che avevano una cassetta da edicola, l'ho copiata e c'era anche questo gioco. Solo che su quella cassetta si chiamava Tubature, a differenza di Super Pipeline. Mm. Poi comunque ci sono vari punti anche strategici. Perché in Italia cambiavano i nomi per copyright, no? Sì, per la legge sul copyright era meno severa prima rispetto ad ora. Poi anche, guarda in alto a destra il punteggio, è una cosa molto più... ti fa pensare a una cosa, diciamo, molto abbastanza futuristica, va? Sì, vero. Oh! Ma tu quale Commodore avevi? Avevo il Commodore 64 modello C, quello bianco. Ah, ok, come quello mio, come quello mio. Bellissimo. Mi fu regalato con... ecco, non c'ho gli aiutanti. Vieni qua, vieni. Mi fu regalato perché mio padre acquistò un'enciclopedia che costava 1.000.000 lire all'epoca, sì. E in omaggio ci diedero questo Commodore. Poi, cioè, figurati, poi quello è stato proprio l'andazzo della mia giovinezza, perché di console non ne ho mai avuto uno, a parte l'Atari. E poi solo Commodore fino al PC. Quindi beh, il Commodore 64C era uscito con l'Amiga 500, se me ne ricordo bene. Questo non te lo so dire, penso che sì, forse già esisteva. Qua devi tanto, parlare con Alex. Tanto che io mi ricordo quando uscì il Commodore 64C c'era questa cassetta qui, almeno qui a Malta ti regalavano questa cassetta dove c'era una demo dell'Amiga. Ah, addirittura. Sì, ti faceva vedere il computer dal futuro che era l'Amiga. A me non hanno mai regalato niente. Adesso sono arrivato un trapano umano e sta cosa qua, come nemici che ti bucano le rubature. Eccolo là, vedi, trapano manuale. Una volta così andavano. Ecco, mi ha bucato il tubo. Comunque è bello anche che ogni quadro ha un livello monocromatico diverso. Nel primo era tutto blu sempre, qua invece vedi, passa dal giallo, grigio, sì, azzurro. Sì. Cioè, fatto proprio appositamente per essere curato nei dettagli. Cioè, quindi non è solo una questione di grafica, anche tipo le tubature, se vuoi, cioè non devi seguirle per forza, puoi anche... aspetta, non ce l'ho fatta. Le tubature, se vuoi, vedi, puoi pure tagliare, non le devi seguire per forza il verso. Quindi per questo macchiappato il nemico. E questo è come finisce. Di solito riuscivo ad arrivare all'undicesimo, dodicesimo livello, però vabbè, stando qui. Aspetta, diciamo come si chiama il nome. Ecco qua. Quindi vi ricordo il nuovo gioco di stasera, Super Pipeline 2, della Task Set. Le musiche sono di Paul Oxon e Andy Walker, fatto nel 1985. Le piattaforme sono quelle del Commodore 64, Amstrad CPC e ZX Spectrum. E poi il resto già lo sapete. Quindi, ma andiamo a vedere in primo piano di chi? Il nostro Vincenzo, eccolo qua. Non copiate, mi raccomando. Ti ringrazio sempre di questa bellissima live. Grazie a te che mi permetti di fare queste... Che ci ti presenti ogni lunedì, ti ringrazio tantissimo. No, molto sempre interessante, io so che ci sono tanti, come si dice, gente della nostra età che anche loro hanno avuto il Commodore.
sono sicuro che gli piace vedere questa rubrica. A me fa piacere anche per questo, visto che l'ho avuto per molto tempo. Anch'io, io è uno dei miei computer che mi sta più a cuore, diciamo, è stato il primo, come dici tu, è stato il primo. Bellissimo. È uno dei primi, quindi sì, vabbè, almeno all'epoca. Ma ce n'è ancora uno a casa? No, purtroppo no, ce n'avevo uno, purtroppo si era rotta la porta uno e non c'erano i pezzi. Purtroppo mio padre l'ha dovuto buttare, perché se no sarebbe stato un bel ricordo. Cioè, avevo pure un sacco di cassette copiate e qualcuno originale, quindi. Ma il mio, quello originale, ciao Mario, il mio originale... Ciao Mario... Ricordo che l'abbiamo portato a riparare e poi l'abbiamo cambiato con l'Amiga 500. Però io c'ho uno boxato che sta nella mia collezione, però normalmente non lo uso, lo lascio così nella scatola. E almeno fai bene, se da collezione fai bene. C'ho uno in collezione. Io ti ringrazio Vincenzo, faccio scattare la tua ciao a tutti ragazzi e poi andiamo a vedere cosa ha fatto Marco Vanna. Ciao, ti ringrazio Vincenzo, al prossimo lunedì. Ciao Duncan, ciao Nemo, ciao bravissimo, ciao bravissimo Vincenzo, come sempre, davvero bravo. Grazie, complimenti anche a te per prima Nemo. Grazie, ciao, ragazzi, grazie. A domani, alla prossima, a lunedì prossimo. Ciao ragazzi, vado, grazie ancora Duncan. Grazie a te. Eccoci ritornati, dove vediamo Marco Vanna seduto, che non so che cazzo sta combinando. No, perché ho fatto una cosa ma mi sa che non è uscita. So già quello che volevi fare. Che cosa? Cosa volevi fare? Sentiamo. Quello che volevi fare uscire. No, 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 no. Duncan, mi raccomando alle battute, sono le 21:29 ancora. Esatto, presto. Ma che ha detto? Non ho detto niente. Credo che oggi sarà molto, molto breve questa live, ragazzi. Allora. Le rubriche non è che ce l'abbiamo tante. Sono poche. E la ricetta è molto corta. La ricetta è molto corta. La ricetta è veloce, non è corta, è differente. È una ricetta estiva, Duncan, è normale che abbia una preparazione diversa. Che bel colore le farfalle, bel colore vivo. Queste sono farfalle che hai catturate una per una col retino? Esatto, le ho messe nella curcuma e l'acqua e sono venute così. Ma più sono colorate e più saporite. Che sono? Farfalle. Okay. Comunque avevo fatto un abbonamento di 6 mesi ma non è uscito, Duncan, però buon fa niente. Come non è uscito? Non è uscito. Ma ci sono l'allert. Ma forse perché sono già abbonato. Però è strano. Fammi vedere. Però guarda. Comunque, allora. Mettiamo le nostre farfalline. Ma che cazzo me ne frega? Dentro la nostra bull. Marco, scusa se ti interrompo, ma ho notato tutto. Un dettaglio inquietante all'interno della tua cucina. Cosa? Se ti volti a fianco alla pentola verde, noterai un occhio che ti sta fissando. Non vedo niente io.
Non vedo assolutamente niente, ma dove? Proprio là, esatto. Metti lì nell'occhio. Sì, metti lì nell'occhio. Ecco. Allora, vediamo se indovinate di questo occhio qua. Mannaggia la miseria. Secondo me è un occhio maltese. Mm-mm. Deve essere un occhio molto ok, eh? Allora, comunque per chi me lo chiedeva prima, come lupari, abbiamo fatto cuocere le farfalle in acqua e curcuma per dare un po' un sapore diverso, un colore un po' differente, più scuro. Dopodiché abbiamo un piccolo recipiente con olive taggiasche e acciughe, mozzarella, fior di latte e pomodorini e delle carote che ho leggermente soffritto, non tantissime. Ora andremo a mischiare il tutto e il gioco è fatto. Avremo una pasta molto gustosa ed estiva. O no, Duncan? Eh sì. Niente. Mi stai facendo fame? Sì, sono contento, Duncan. Ma poi si mette in frigo, no? Sì, può mettere tranquillamente in frigo. E poi, esempio, vai al mare, lo porti con te. Esatto. Porti con te il frigorifero, eh? No, porti con te sto dentro, dentro il... Come si dice? Quello che ti tiene le cose fredde. Il... Un contenitore. No. La borsa frigo, La borsa frigo, sì. Noi diciamo il... Aggiungiamo un po' di olio. Che si dice qui? Borsa termica, che dite? No, dite voi. Cooler. Ah, il cooler. Vedi anche Mario. Ok, cooler. Bene o male. Sì. Anche Mario l'ha scritto, guarda, cooler. Cooler. Ovviamente assaggiate, se non va bene di sale lo aggiungete. Mettete un po' di pepe, mettete quello che volete. Io ci metto un po' di basilico, che a me piace il basilico fresco. Senti Marco, un'altra domanda. Tu quale bevanda consiglieresti di accompagnare a questo genere di pietanza? Allora, se state lavorando... No, la Coca-Cola, queste cose qua, la Coca-Cola no. Sto scherzando. No, allora, se stai lavorando, bevi l'acqua. È giusto, perché sennò poi io da camionista devo avere 0.0. anch'io sennò solo acqua bevo di mattina. Hai ragione, non di mattina, Duncan. No, il lavoro anch'io solo acqua bevo. Se sei al mare, beato te, ti fai una bella birra ghiacciata o un bel vino bello freddo. Sì. Un bel bianco bello freddo. Quindi consigli vino bianco, non il vino rosso? No, il rosso secondo me ci vuole qualcosa di fresco, molto fresco. O se proprio vogliamo e siamo al mare, con questa qua un bel mojito. E tutti... Marco... Ma non si fanno sti gesti! No! L'ombrello, se piove apri l'ombrello. Siete tremendi, sì. Dai, ci sta, in spiaggia un bel mojito. Ma come hai fatto a fare il mio occhio solo sul coso lì? È un perché caso, esempio, Duncan. No, perché ad esempio anche la vaschetta è verde e la maglietta non l'ha preso il green screen. No, è vero. No, perché ho messo blue screen. Ah, capito. Proviamo a mettere il green screen come dici te. Aspetta, Ma poi lo prende anche sulla maglietta. No, non lo prende sulla maglietta perché è scura. Eccolo qua. È sulla vasca. Sulla cosa, guardate, lì. Attenzione, stregoneria. Che chi è, ragazzi? È Dancone. Comunque, abbiamo questa fantastica bulla con la pasta. Se lo porti, allora, se porti il contenitore all'altezza del naso, sembrano le caccole. Dove? Aspetta, che devo uscire, però. Ok, questo è il nostro fantastico contenitore Duncan.
con caccole maltesi all'interno. Esatto. E niente, la pasta fredda è così. Abbiate sempre un po' di fantasia nel farla. I pomodori danno croccantezza. Hai mai pensato di fare un quiz online come rubrica? Conosci che da un particolare? Eh sì, è una buona idea. Niente, noi oggi abbiamo finito molto prima, anche perché sono stanco morto, causa anche del vaccino di ieri. Ti capisco, anche noi chiudiamo presto oggi. Oggi chiudiamo presto perché rubriche non ci sono. Io anch'io sono un po' stancino. Siamo un però po' stancini. Ragazzi, tutto. Ritorniamo domani con Resident Evil, dai. Ah, e, beh. Beh, possiamo andare in chiusura, no? Possiamo andare in chiusura. Certo. Vi ricordo, ragazzi, che chi non ha visto la live di ieri può recuperarla o su YouTube o anche qui su Twitch. Non perdetela. Perché è stata veramente, veramente una live fantastica. Mi trasfigo, esatto. Dale, sì, sì. Noi chiudiamo qui, andiamo a fare un ride prima dobbiamo fare la sigla finale di chiusura, vai. Sì, eccola qua. Eccoci ritornati per la chiusura. Oddio, oh, Henry! Un di massa che c'è il cacciavite, non so che cazzo c'è a mano. La Tenalia. Non ti sentiamo, Henry! Non ti sentiamo. Niente, ti muovi solo la bocca, però non ti sentiamo. Henry, non sentiamo la bocca. Non ti si sente, Henry. Non si sente, Henry. No, Henry, non si sente niente. Finché Henry aggiusta il microfono, io vado a vedere a chi possiamo fare questo bel. Andiamo a vedere, Duncan. Questo... A chi possiamo fare... Il ride. Wild. Lo facciamo a... no Henry, non ti sentiamo lo stesso. No Henry, non ti vogliamo dai ci sta Henry, riusciamo soltanto a leggere le tue labbra e basta. Non ti sentiamo, Henry. Henry, scrivi in chat, Henry. Sei mutato. Poi ci sentiamo su Discord, Henry, che chiudo. Ragazzi, noi chiudiamo. E ci ciao sentiamo. A tutti, buonasera. Ciao a tutti, come sempre è stato un domani piacere. A domani, ciao, ciao people. Tutti. Ciao. Ciao. Ciao.